A Cosenza si punta su Presta, la sinistra si divide, alla fine prevale la volontà del premier Renzi. A Cosenza la sinistra rinuncia alle primarie e sceglie il manager come candidato unico della coalizione. PSE, Scelta Civica, Verdi e Nuovo Centrodestra si tirano fuori. Più giovani e più terreni per un'agricoltura moderna. La Mezzia Terme, l'Associazione Nazionale dei Giovani di Confagricoltura, ha siglato un protocollo d'intesa con ANCI Calabria. I comuni possono essere protagonisti dello sviluppo agricolo regionale. Cordaz suona la carica, tutti con Juric. Il portiere del Crotone in sala stampa parla del prossimo match contro la Salernitana. Il numero uno pitagorico è sicuro, seguiamo il mister e non badiamo all'avversario, ogni partita è una finale. Nuova edizione di Infostudio, grazie per averci scelto in apertura del giornale. Lo avete sentito poc'anzi ai titoli del sommario, la politica. Il Partito Democratico ha infatti rinunciato alle primarie. Sceglie Lucio Presta ed il centrosinistra a Cosenza si spacca. Il manager Lucio Presta dunque lo sfidante di Mario Occhiuto, ma si tirano fuori dall'accordo il PSE ed Enzo Paolini. Sul documento finale di una riservatissima riunione manca, ed è una firma pesante, quella del nuovo centrodestra e dei Gentile. Quella di ieri doveva essere una giornata decisiva e alla fine lo è stata. A Cosenza, d'altro canto, e con tutte le polemiche del caso, dopo la scelta traumatica di porre fine all'esperienza Occhiuto, il centrosinistra aveva l'obbligo di trovare una veloce e convincente sintesi, tanto sulla coalizione quanto, soprattutto, sull'indicazione del candidato a sindaco. A fine serata arriva la decisione, il PD mette da parte le primarie e punta tutto sul manager Lucio Presta, che aveva comunque anticipato di candidarsi a prescindere, soprattutto di non voler partecipare alle primarie. La mossa del PD ha raccolto consensi, ma anche polemiche e distinguo. Sul documento manca la firma del nuovo centrodestra, i Gentile, insomma, non vedono di buon occhio la soluzione Presta. Non ci sta Enzo Paolini, candidato sconfitto alle precedenti amministrative e anima di quel PSE che ha scelto di rompere e abbandonare il tavolo. Nella città dei Bruzzi, insomma, è concreta la prospettiva di un remake di quanto avvenuto alle scorse elezioni. In più, ci sono da registrare le lagnanze di quei consiglieri comunali che denunciano il mancato rispetto degli accordi presi, accordi che avevano consentito di mandare a casa Occhiuto. Restiamo a Cosenza, ma per parlare d'altro, perché c'è l'aggiudicazione provvisoria dei lavori per la realizzazione della metropolitana leggera che collegherà l'Unical, Rende e appunto Cosenza. L'importo della gara è di circa 96 milioni di euro. Il governatore della Calabria, Mario Oliverio, ieri ha ufficializzato l'avvio dell'iter che riguarda il nuovo piano regionale dei rifiuti, argomento del quale vi abbiamo diffusamente dato conto nel corso delle edizioni serali di ieri. Il presidente però si è anche soffermato sulla questione legata alle trivellazioni e alla necessità che il governo faccia un passo in avanti per impedire la celebrazione del referendum. Sentiamo. Ma guardi, noi abbiamo fatto un accordo come regione con il governo e in parte sono state assunte le nostre osservazioni, tant'è che i referendum da 6 sono stati ridotti a 1. Abbiamo insistito perché anche su questo referendum si attivasse un'iniziativa legislativa. È chiaro che se questo non succederà, noi saremo in campo per che il referendum sia un pronunciamento netto contro il no. Nestor Rulet, sottosegretario nel governo di Maurizio Macri, presidente dell'Argentina con delega all'agroindustria, ha incontrato il capogruppo del Partito Democratico in Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati, Nicodemo Oliverio, ed i deputati Giovanni Falcone e Ferdinando Aiello. Il sottosegretario, a seguito della visita di Renzi in Argentina, ha illustrato tra l'altro qual è il programma di Macri per aprire l'Argentina al mondo globale. Ora ci spostiamo alla Lamezia Terme, dove stamane l'Associazione Nazionale che riunisce i giovani imprenditori agricoli di Confagricoltura, l'ANGA, e la delegazione calabrese dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia hanno siglato un importante protocollo d'intesa. Sentiamo di cosa si tratta.
Un protocollo d'intesa che muove da alcune fondamentali premesse. L'agricoltura è sempre di più centrale per lo sviluppo della Calabria. Il ricambio generazionale alla guida delle imprese è un elemento essenziale. I comuni possono e devono fare molto per sostenere l'agroalimentare calabrese. Premesse che hanno spinto i giovani imprenditori di Confagricoltura Calabria ad avviare un serrato dialogo con l'Associazione dei Comuni. E così Anga ed Anci hanno definito un percorso comune, siglando a Lamezia Terme un'intesa con molti e reciproci obiettivi. Questo protocollo d'intesa nasce dalla volontà di portare avanti delle politiche favorevoli all'occupazione, allo sviluppo sostenibile, a una Calabria nuova che punta sull'agricoltura. E oggi è una cosa importante per noi di Confagricoltura perché siamo i primi interlocutori istituzionali dei comuni calabresi. Oggi noi con questo protocollo d'intesa vogliamo portare l'informazione, vogliamo collaborare insieme ai comuni per creare degli atti e disegni di legge per lo sviluppo della Calabria, per lo sviluppo dell'agricoltura. Importante perché segna in qualche modo, registra un punto di svolta molto importante per la Calabria. C'è una Calabria che ha voglia di intraprendere, di fare impresa. E l'incontro tra i sindaci calabresi e il mondo, in questo caso di Confagricoltura giovani, è un buon segnale, un buon viatico di una Calabria che non aspetta ma che progetta e che si propone per selezionare, per incentivare la cultura e la formazione, la nascita dell'impresa. Soddisfatto il presidente di Confagricoltura Calabria, quello di stamane, dice Alberto Statti, è il segno di quanto diffusa sia finalmente la consapevolezza sul ruolo dell'agricoltura. Beh sì, una volta si parlava di agricoltura solo come attività per produrre beni di consumo, beni per alimentare le famiglie. Oggi si parla di agricoltura come un settore rilevante, un settore che svolge una funzione economica importante nel paese, di questo se ne stanno rendendo conto anche le istituzioni, per cui la centralità del settore agricolo oggi è una realtà. Ed ora la cronaca, i carabinieri della compagnia di Rende hanno arrestato ieri sera a Cosenza Francesco Patitucci, ritenuto elemento di spicco della cosca Lanzino-Ruà. Sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di dimora, nel corso di un controllo Patitucci è stato trovato in possesso di una pistola che sarà ora sottoposta ad accertamenti tecnici per accertare se sia stata o meno usata per commettere crimini. La squadra mobile di Catanzaro ha invece notificato avvisi di conclusione delle indagini agli imprenditori Alfonso Talarico e Graziano Gregorio Russo impegnati nel settore immobiliare ed Antonio Celia. I tre nel maggio del 2015 erano in procinto di aprire un punto vendita a Catanzaro che si sarebbe aggiunto ad un'altra impresa già presente in provincia a Botricello, ma un incendio ha distrutto i locali. Le fiamme sono divampate nella notte tra il 10 e l'11 maggio scorso, investendo i magazzini dell'azienda dove era in allestimento una sala mostra in via Lucrezia della Valle. Un accurato sopralluogo sulla scena del crimine ha però consentito agli inquirenti di rinvenire scatoloni di diavoline ed uno scontrino fiscale che ne documentava l'acquisto in un punto vendita il giorno precedente all'incendio. Da qui l'individuazione dei responsabili dell'acquisto. Appunto i titolari dell'azienda che dovranno ora rispondere di procurato incendio dei locali per ottenere l'indennizzo dell'assicurazione. Ancora con la cronaca, 6 assoluzioni, riduzioni di pena e qualche conferma di condanna. Esce riformato in termini di numero e identità delle condanne il procedimento d'appello che riunisce le inchieste Tramonto, Blu Coll e Vento del Nord. Al centro delle 3 indagini ci sono capi egregari della cosca Bellocco, accuse da cui, secondo la Corte d'Appello, sono estranei Francesco D'Agostino, Vincenzo D'Agostino, Maria Serafina Nocera, Giuseppe Spasaro, Luigi Timpani e Francesco Zungri. Tutti in primo grado condannati a pene dai 5 ai 10 anni ed 8 mesi. Lasciamo la cronaca, voltiamo decisamente pagina. Innovazione nelle scuole calabresi, questo il tema di un convegno. Formare innovando il titolo. Sentiamo.
L'introduzione del digitale nella scuola è in ritardo, come un po' in tutte le amministrazioni del paese, e non è solo un problema legato alle infrastrutture. Gli effetti ricadono soprattutto sulle nuove generazioni, che subiscono pesanti conseguenze. Per fortuna, in Calabria alcuni istituti hanno adottato nuovi programmi formativi ed educativi. È il caso del liceo Lucrezia della Valle di Cosenza, che ha chiamato a raccolta le altre scuole calabresi per fare il punto sul processo di innovazione. Avviato sotto la supervisione dell'INDIRE, l'Istituto Nazionale Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa. Siamo al primo anno, stiamo iniziando a tirare delle somme, le avanguardie educative sono un movimento, sono delle scuole che hanno messo a sistema l'innovazione, no? Perché le innovazioni possono essere anche quelle del singolo docente, qui si parla di scuole che hanno messo a sistema l'innovazione e che stanno aiutando altre scuole a fare altrettanto, quindi a far diventare l'innovazione una cosa della scuola, nella sua totalità. Ecco, i primi risultati si stanno iniziando a vedere e chiaramente il movimento dell'avanguardia è un movimento che si svilupperà negli anni e allora i frutti si vedranno nei prossimi anni. Pharma Contest Cosenza è un concorso promosso dall'Ordine dei Farmacisti della provincia Abruzia che premia nuove idee imprenditoriali ad alto contenuto innovativo. Stimolare lo spirito imprenditoriale dei farmacisti in modo da attivare dinamiche innovative nel territorio cosentino ed aprire nuovi scenari lavorativi. Questo è l'obiettivo di Pharma Contest, iniziativa che l'Ordine Professionale dei Farmacisti della provincia di Cosenza ha indirizzato ai propri associati, in modo particolare a quelli più giovani, per sollecitarli verso nuove opportunità. Ieri sera nella sala Quintieri del Teatro Rendano di Cosenza, tappa conclusiva del progetto. Il Pharma Contest è la prima business competition nel mondo della farmaceutica, della farmacia, nella filiera della farmacia che abbiamo fatto per la prima volta qui a Cosenza. È un progetto che nasce dal Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti di Cosenza, fortemente voluto soprattutto per avvicinare i giovani all'ordine dei farmacisti, avvicinare i giovani e farli collaborare e integrarsi tra loro. Nasce intanto con delle tappe, con quelle che noi abbiamo chiamato tappe, una tappa formativa che è la tappa più importante per noi, attraverso la quale abbiamo formato questi ragazzi a fare impresa, a fare start-up e li abbiamo fatti lavorare insieme tra loro. Sono nati da 150 ragazzi che sono venuti nelle tappe formative, 11 gruppi. Le idee di questi ragazzi, le start-up di questi ragazzi possono veramente trasformarsi in imprese di business che camminano con le loro gambe. E adesso andiamo a Vibo Valentia, dove i colleghi di Zoom 24 hanno documentato una manifestazione di protesta attuata da un gruppo di animalisti. Sentiamo. La legge che disciplina la materia risale al lontano 1968, più di 5 decenni nei quali la sensibilità dell'opinione pubblica sulla cattività e sull'impiego di animali per gli spettacoli circensi è radicalmente mutata, al punto che secondo il rapporto Eurispes 2015 il 68,3% degli italiani è contrario all'uso di animali nei circhi. In Italia non esistono restrizioni quantitative o di specie all'uso di animali e i circhi possono anche contare su finanziamenti pubblici milionari erogati ogni anno direttamente. Nel nostro paese non esiste un registro nazionale pubblico che evidenzi quanti animali siano detenuti. La stima più affidabile indica in 2000 animali detenuti in poco più di 100 circhi, con un numero elevatissimo di animali provenienti da specie in via d'estinzione: elefanti, tigri e leoni, ippopotami e rinoceronti. Sulla base di queste premesse, ieri pomeriggio a Vibo Valentia gli attivisti della LAV e i volontari dell'EMPA hanno inscenato una manifestazione di protesta di fronte ai tendoni del circo Amedeo Orfei, giunto da poco in città. Abbiamo deciso di fare questa contestazione prendendo anche spunto dalla recente approvazione del Consiglio Comunale di Vibo Valentia di un ordine del giorno per acquisire le linee CITES per il trattamento degli animali, per la tutela degli animali. Queste linee danno indicazioni per il trattamento minimo, per mantenere al minimo almeno quel benessere animale a cui tanto teniamo. Pensiamo che gli animali nei circhi non ci devono stare, gli animali non sono, gli animali selvatici in modo particolare, di questo poi stiamo parlando, anche se nei circhi troviamo cavalli e altri tipi di animale, gli animali nelle gabbie non ci devono stare, la vera libertà è in natura. Sono animali ridotti in condizione di schiavitù, sono costretti a esibirsi davanti al pubblico, sono condizionati a fare esercizi che non sono per loro naturali e una delle cose più gravi, mi lasci dire, è anche che questo tipo di spettacolo così
brutto, diciamo noi, viene destinato spesso ai bambini. Infine lo sport, il Crotone è pronto a scendere in campo contro la Salernitana nella prossima gara valida per il campionato di Serie B. In sala stampa a suonare la carica il portiere dei pitagorici. Per noi sarebbe una bestemmia dire sì, noi ci troviamo meglio con la Salernitana piuttosto che con la Povercelli in casa, perché non è vero, dipende da come affronti le partite e poi da come si mette, dagli episodi, da una palla inattiva che sblocca la partita, da un inconveniente di un giocatore. Vuol dire che comunque noi abbiamo una buona intensità, abbiamo gamba, abbiamo delle idee di gioco e tutto quanto, e questo ci ha dato anche i punti che abbiamo in classifica, insomma. E quindi mi ricollego al discorso di prima e dicevo, noi non guardiamo mai contro chi giochiamo, che partite ci sono, che noi seguiamo quello che ci dice il mister. Termina qui questa edizione di InfoStudio. Prima di salutarci vi ricordo, come ogni giorno, che potete seguirci se lo ritenete opportuno anche collegandovi al sito www.videocalabria.tv. Siamo sui social network, la pagina Facebook Video Calabria Fan Club. Scriveteci direttamente all'indirizzo mail redazione@videocalabria.tv. È veramente tutto, grazie per averci scelto.